Il modulo ordini elettronici consente di avere un'area interamente dedicata alla ricezione, gestione e monitoraggio degli ordini elettronici provenienti dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da soggetti che operano per loro conto. Ti forniremo un identificativo di 8 caratteri. HNLG6PIM, con cui riceverai direttamente sul pannello gli ordini elettronici. Vai sulle impostazioni del pannello per vedere il codice e comunicarlo alla PA appartenente al settore sanitario o al suo intermediario. Potrai così ricevere e trasmettere gli ordini al nodo di smistamento ordini nel formato standard previsto dalla normativa. La sezione dedicata agli ordini elettronici è facilmente raggiungibile tramite una specifica voce sul menu del pannello. Ricorda, se hai attivo anche documenti, troverai ordini elettronici sotto il menu Vendite. Gli ordini sono elencati in base all'ultima transazione avvenuta, quindi l'ordine che vedi in prima posizione non necessariamente è l'ultimo arrivato, ma quello interessato dalla più recente transazione. Per ogni ordine vedrai un'etichetta numerica, cioè il numero di interazioni con la PA, ad esempio 2, ricezione dell'ordine inviato dalla PA e tua successiva risposta. In tabella, personalizzabile con vista a colonne, troverai molte informazioni utili per identificare l'ordine, ad esempio cliente, CIG, data inizio e data fine. Su tipo sottotipo ti diremo se l'ordine è semplice o completo e il sottotipo per gli ordini completi. Su stato vedrai la notifica proveniente da NSO, lo stato in cui si trova l'ordine per il fornitore e le prossime azioni da compiere. Poi puoi indicare gli ordini come evasi. Ricorda che dovrai inserire anche la data di evasione. Da azioni puoi gestire e modificare gli ordini completi e rispondere alla PA, confermando la ricezione, rifiutando, accettando o modificando l'ordine. Guarda la videoguida dedicata per tutti i dettagli. Non solo, potrai sempre generare una fattura da un ordine ricevuto o collegarlo a una fattura già esistente. Clicca su un ordine per vedere l'anteprima. Se l'ordine è semplice, vedrai solo le informazioni relative al fornitore e i dati della PA, cliente che ha inviato l'ordine, oltre che la data e il totale da pagare. Se è completo, avrai invece anche qui un rapido accesso ai pulsanti che ti consentono di inviare una risposta all'ordine proveniente dalla PA o da un suo intermediario. Su Storico troverai tutti gli ordini collegati a quell'ordine elettronico. Un solo ordine in caso di ordini semplici. Su Notifiche NSO, le notifiche ricevute dopo l'invio dell'ordine al nodo di smistamento. Non solo. Ordini elettronici è integrato con PEPPOL, una rete internazionale che consente lo scambio di documenti in sicurezza tra gli aderenti e che viene già utilizzata dalle PA per la trasmissione di ordini elettronici. Guarda la videoguida dedicata per iscriverti a PEPPOL. Potrai comparire nell'elenco pubblico dei participant ID dei soggetti iscritti alla rete, così da essere trovato più facilmente dalle PA. Dopo l'iscrizione, vedrai il tuo participant ID personale in alto a destra del tuo pannello e potrai operare all'interno della rete e ricevere ordini elettronici semplici. Resterà sempre valida anche la ricezione di ordini semplici e completi provenienti dal nodo smistamento ordine, NSO, e potrai facilmente capire qual è la provenienza dell'ordine dalla specifica colonna canale.